Diamo la buona giornata a Melania Delogu, componente dell'Assemblea OCF, consigliera nazionale di ANF, insieme a lei il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, Giampaolo Di Marco. Intanto buona giornata ad entrambi. Buongiorno a tutti, buongiorno Melania, buongiorno a te. Buongiorno a voi. Allora, quello che bisogna mettere in evidenza è che sta proseguendo il viaggio attorno alle mozioni in vista del prossimo congresso nazionale forense, il 35esimo congresso nazionale forense. Noi in questi giorni stiamo presentando le varie mozioni di ANF, oggi ci apprestiamo a presentare una mozione di Melania Delogu, proposta di revisione dello statuto congressuale. Ci aiuta nel sviluppare la mozione e i contenuti della mozione il segretario Giampaolo Di Marco. Allora, intanto Delogu ci spiega perché e come andrebbe rivisto lo statuto congressuale? Allora, lo statuto congressuale, quello di cui parliamo, è lo statuto approvato a Rimini nel 2016 e poi ritoccato a Catania nel 2018. L'OCF esiste da 6 anni, in 6 anni di operatività, soprattutto lavorandoci dentro, ci si è resi conto che c'erano delle criticità che andavano smussate. Questa proposta è nata come una proposta ancora più complessa di quella che oggi è stata effettivamente depositata ed è diventata mozione, ma la versione che verrà presentata al Congresso è la versione frutto anche, come è giusto che sia, di compromesso tra diverse anime, diverse visioni, diversi punti di vista che sono presenti all'interno dell'assemblea dell'organismo congressuale. Quindi, diciamo, quello di cui oggi parliamo, quello che andrà in discussione al congresso, è una proposta che ritengo sia basica su modifiche che a questo punto forse sono essenziali e sono tese a implementare l'efficienza e l'indipendenza del congresso e dell'organismo che ne è espressione, dell'OCF. Ci può indicare sommariamente alcuni capitoletti che poi approfondiamo insieme al segretario Di Marco? Sì, come ho appena detto, io penso che si possa questo lavoro, su questo lavoro possano essere individuate 3 direttrici. Una è relativa al congresso, alla sua disciplina, al garantirne maggiore autonomia, maggiore efficienza nello svolgimento dei lavori. Un'altra direttrice attiene al funzionamento e anche qui all'indipendenza e all'efficienza dell'organismo congressuale forense, dell'OCF. Ci sono poi tutta una costellazione di modifiche di minore portata, ma che anche queste si sono rese necessarie dall'osservazione quasi regolamentari, mi verrebbe da dire, meno importante, alcune addirittura, e ce ne sono diverse, di tipo terminologico, anche per uniformare, diciamo, da questo punto di vista, la lettera dello statuto. Quindi queste sono le tre direttrici sulle quali si muove questo lavoro. Segretario Di Marco, iniziamo ad approfondirle, iniziamo ad entrare nello specifico delle 3 direttrici a cui faceva riferimento la Delogu per quanto riguarda la mozione sulla riforma dello statuto congressuale, la revisione dello statuto congressuale. Beh, questo naturalmente io faccio una piccola premessa lasciando a Melania il compito poi di declinare nel dettaglio i singoli passaggi. Innanzitutto mi preme ringraziarla perché il lavoro che è stato fatto non era un lavoro affatto semplice, sia sul piano del drafting normativo, sia sul piano anche politico della gestione di queste tematiche, perché diciamo sostanzialmente il queta non movere da tempo assilla un po' la politica istituzionale dell'avvocatura, e quindi quando ogni qualvolta si cerca non di cambiare ma di aggiustare, di modificare, di manutenere qualcosa, c'è sempre il pericolo, il timore, la paura che ci siano fini ulteriori rispetto, diciamo, ai predellini che di volta in volta vengono occupati da varie persone. Lo dico con estrema franchezza. Perché? Perché storicamente, lo ha ricordato Melania nell'incipit, modificato a Rimini nel 2016, adottato a Rimini nel 2016, modificato a Catania nel 2018, è un parallelo tra questa attività dell'organismo congressuale forense
e quella poi istituzionale di riforma della legge professionale. Sono due momenti di politica legislativa, ma anche di politica forense, paralleli, per i quali è necessario sempre mantenere vivo mantenere viva la discussione, ma anche lo studio e l'approfondimento, perché giustamente Melania segnalava 6 anni, quei 6 anni è dire la macchina ha camminato, ha più o meno reso evidente rispetto al sistema avvocatura quali erano potenzialmente le cose che era necessario appunto aggiustare, mantenere e modificare. E devo dire che anche in questa circostanza non sono, ma penso che Melania possa confermarlo, mancate delle difficoltà in termini propositivi, al punto tale che penso non possa dire si poteva fare anche di più rispetto a quello che oggi si propone. Però ecco, mi piace dire che meglio un passo alla volta che rimanere fermi nella speranza di fare un lungo viaggio che porti ad una meta diversa. Quindi i temi principali di questa mozione, che lei ha giustamente declinato in 3 punti principali, tendono a riportare al centro l'attività politica dell'organismo congressuale forense, non tanto e non solo in termini così partecipativi e riferiti al congresso in quanto tale, ma soprattutto in termini attuativi, perché poi la vera questione di fondo è: una volta che il congresso si chiude, chi fa cosa? Ecco, piacerebbe a tutti quanti noi, in maniera molto semplice, visto che il lessico e il linguaggio di oggi è molto smart, avere una sorta di to-do list, cioè di dire io faccio questo, tu fai quello, in maniera semplice e significativa. Quindi, e ci sono dei passaggi che tendono a riportare al centro questa metodologia, anche e soprattutto andando ad eliminare alcuni momenti un po' contraddittori. Ne dico uno, poi lascio a Melania la possibilità di illustrarlo. Oggi allo Stato era possibile che le proposte di deliberato congressuale, meglio note come mozioni, potessero essere presentate da qualunque avvocato. Quindi uno dei 240.000 iscritti all'albo degli avvocati poteva presentare una o più mozioni. Bene, basti pensare che se non sei delegato, non sei congressista, oggi tu non puoi accedere alla sede congressuale e andare ad esporre al mondo dell'avvocatura le ragioni della tua proposta di deliberato. Ecco, tanto per dire, c'è questa contraddizione che questo articolato elaborato da Melania e accolto dall'Assemblea dell'OCF, che voglio sottolineare, l'Associazione Nazionale Forense nel corso dei lavori del 2 e del 3 di settembre scorso ha deciso di promuovere, appoggiare e invitare alla sottoscrizione, ha proposto. Quindi Melania, scusami questa premessa un po' lunga, ma la ritenevo necessaria per dire ecco dove siamo arrivati, ecco da dove venivamo e dove siamo arrivati. A te la parola. Allora, ecco, io direi di fare in questa maniera, seguendo appunto anche le affermazioni della segretaria generale dell'OGU, poi ci dica lei, affrontare le 3 direttrici su cui si muove la mozione, su cui si basa la mozione, e per ogni direttrice, dopo la presentazione della dell'OGU, fare una chiosa al segretario Di Marco. Ditemi voi. Per me va bene. E allora, perfetto, dell'OGU, iniziamo con a declinare la prima direttrice. Allora, diciamo che anche seguendo lo statuto e l'articolato così come oggi, le 2 direttrici, quella relativa al congresso e quella relativa all'OCF, possono facilmente seguirsi seguendo l'articolato, perché quello è l'ordine, diciamo, di apparizione di questi due organismi nello statuto. Intanto le prime modifiche che riguardano le proposte di modifica che riguardano il congresso. Il congresso torna a essere definito Assemblea Generale degli Avvocati, che dà l'idea della composizione plurale e dove tutte le voci devono trovare spazio. Si spiega meglio che cosa fa il congresso. Nello statuto attuale si dice che il congresso tratta argomenti relativi alla giustizia e formula proposte, ma poi che cosa fa il congresso non ci sta scritto. Noi proponiamo che
che stia chiaramente scritto che il Congresso determina gli indirizzi generali dell'avvocatura. E questo è un passo per arrivare, magari in un futuro prossimo, a dire che le rappresentanze tutte dell'avvocatura dovrebbero essere in qualche misura vincolate, almeno negli obiettivi, a quello che il Congresso stabilisce. Si riporta all'interno del Congresso, di cui si propone la durata non di 3 giorni ma di 4. Perché? Perché si riportano in via definitiva in sede congressuale le elezioni dell'organismo congressuale forense e quindi non si toglie spazio ai lavori e quindi il Congresso si estende in 4 giorni. Si colma una lacuna. Le sessioni straordinarie, che si chiamano ora ulteriori, non prevedevano la possibilità di integrare l'ordine del giorno. L'ordine del giorno, secondo questa proposta, può essere integrato anche nelle sessioni ulteriori. Queste sono anche, riguardano il Congresso, ma riguardano anche quella terza direttrice di proposte più regolamentari, ma che efficientano l'operatività e migliorano l'operatività del Congresso. Si dispone sulla sede congressuale. La sede congressuale, noi abbiamo visto tante volte sedi congressuali inadeguate ad accogliere migliaia di avvocati e i lavori congressuali. La sede congressuale proponiamo sia stabilita dal comitato organizzatore sulla base di criteri e di requisiti oggettivi che la rendano idonea. Ci sono queste, arriviamo a due delle modifiche a mio avviso più importanti. Compare, o meglio ricompare, un organo congressuale, la Commissione Deliberati e Statuto, cioè la commissione che è competente a valutare le cosiddette mozioni. Oggi questo potere è accentrato all'ufficio di presidenza. Si sono create a volte delle situazioni di incompatibilità con componenti dell'ufficio di presidenza, firmatari di mozioni che andavano a valutare le mozioni. Allora, questa proposta dice che l'aspetto, diciamo, dal punto di vista politico più pregnante, cioè la valutazione, il giudizio delle mozioni, è demandato ad un organo autonomo, che è la Commissione Deliberati Congressuali. I componenti di quella commissione si propone che non possano essere firmatari di mozioni. Allo stesso tempo si accentra sulla Commissione Verifica Poteri tutti i reclami, quindi privando anche qui l'ufficio di presidenza dei reclami relativi alle elezioni dell'assemblea di OCF e dell'ufficio di coordinamento. Attenzione, la Commissione Verifica Poteri è un organo di garanzia del Congresso ed è per questo che accentrare i reclami su un organo terzo come quello della Verifica Poteri, tutti i reclami, ci è parsa un'opera di, nel senso della indipendenza anche qua del Congresso e dell'organismo che ne è derivazione. Si è reintrodotto, perché c'era poi a Catania è scomparso, l'equilibrio di genere nella elezione dei delegati. E anche qua, parallelamente, si è introdotto o reintrodotto l'equilibrio di genere nell'elezione dei delegati, dei componenti di OCF, che ora, garanzie che oggi non c'erano più nello statuto. Ha anticipato il segretario rispetto al congresso. Le mozioni possono oggi essere depositate da qualunque avvocato iscritto all'albo. Noi riteniamo debbano essere non solo per le questioni pratiche che ha esposto il segretario, ma anche per una questione di legittimazione, presentate dai delegati che sono stati eletti nei loro distretti. Un'altra modifica che sta sia nella direttrice relativa al congresso, ma anche quella, come dire, regolamentare, operativa, si è corretta probabilmente una svista. Nelle sessioni ulteriori, i presentatori di mozioni dovevano raccogliere 50 firme di componenti, di delegati di 10 ordini diversi, mentre nelle sessioni ordinarie le firme sono 30 e gli ordini sono 5, quindi una svista che andava corretta, e anche questa è una proposta di modifica. Quindi, come si vede,
quello che queste norme che molto velocemente io ho qui spiegato tendono a far sì che la gestione politica, gli aspetti politici del congresso, ivi compresi gli aspetti elettivi, siano affidati a organi terzi e non all'ufficio di presidenza. E poi c'è tutta una serie, quelle che via via ho elencato, di una serie di modifiche che colmano delle lacune, delle sviste, che però causavano concretamente dei problemi. Un ultimo aspetto relativo al congresso, ma è importantissimo. L'articolo 8 dello statuto oggi prevede, e questa mozione per essere approvata dovrà avere una maggioranza qualificata pesantissima. L'articolo 8 oggi dice che sono necessari 2/3. Eccoci qua. L'articolo 8 dice oggi che le modifiche statutarie necessitano una maggioranza di 2/3. Allora il ragionamento è questo: il congresso non può avere paura del congresso, non si può blindare, non si può scrivere un corpo normativo e poi blindarlo e renderne assolutamente quasi impossibile la modifica. Noi manteniamo con la nostra proposta una maggioranza qualificata, ma meno pesante, perché il congresso, ce lo dice la legge professionale all'articolo 39, deve poter esercitare la prerogativa di darsi delle norme. Quindi noi diciamo, d'ora in avanti le modifiche statutarie debbono essere approvate a maggioranza, ma questa maggioranza deve essere calcolata su un'assemblea dove vota la maggioranza degli aventi diritto al voto, quindi costituiscono base di calcolo anche i delegati che stanno a casa loro, costituiscono base di calcolo, certo. Però poi la maggioranza è una maggioranza ordinaria, diciamo così. Questi allora, sono gli aspetti sì. fondamentali che attengono al congresso. Ecco, qui fin qui, le modifiche richieste per quanto riguarda il congresso, cosa ne pensa Di Marco? Necessarie ma credo non sufficienti, nel senso che, come dicevo, è sicuramente un inizio, è un inizio di un percorso, non lo chiamiamolo riformatore, un percorso di adattamento alle esigenze dell'avvocatura che nascono sia dall'esperienza, cioè da questi 6 anni trascorsi, che nascono anche da clamorose sviste come l'ultima che è stata appena evidenziata delle 30 e delle 50 firme in 2 momenti diversi, ma soprattutto nasce con una visione, credo nasca sotto l'auspicio di una visione prospettica, ovvero sia quella di valorizzare l'aspetto democratico, partecipativo, ma anche, diciamo, restituire fisiologicamente un equilibrio di ruoli che apparentemente, o meglio, oggi per alcuni apparentemente è equilibrato, ma che in realtà era profondamente squilibrato a favore di un punto, diciamo, di un nodo decisionale unico rispetto in realtà ad una molteplicità di esigenze che richiedevano e richiedono diciamo una pronta ed immediata rivalutazione. Anche qui un esempio: coloro che hanno visto non ammesse le loro proposte di deliberato non hanno strumenti per poter far rivedere la propria decisione. Capite bene che in un congresso di avvocati che non ci sia un secondo livello, a prescindere da chi, che non ci sia un secondo livello di rivalutazione della decisione presa da alcuni è quantomeno contraddittorio a prescindere dalle ulteriori valutazioni. Quindi, ecco, dicevo, necessarie ma non sufficienti, ma tutto sommato credo sia un buon inizio, nella speranza A, che trovi la maggioranza necessaria per la sua approvazione, ma che poi nel futuro riponga nuovamente al centro la riflessione, il dibattito sulla necessità effettiva di tarare questi strumenti sull'avvocatura e non su coloro che poi si trovano tempo per tempo nell'assemblea di OCF piuttosto che nel CNF, perché ripeto, quest'anno l'ho detto in tutte le mie più o meno interviste, è l'anno della giustizia, e nell'anno della giustizia rimettere al centro il cittadino ma anche l'avvocato all'interno delle sue istituzioni credo che sia il miglior momento di diciamo palingenetico post pandemico.
De Logu, le altre modifiche per quanto riguarda, o meglio, le altre richieste di modifica che la mozione prevede? Sì, le altre attengono invece all'organismo congressuale forense. Alcune sono di assoluto rilievo. Quindi siamo all'articolo 6 dello statuto. L'articolo 6 dello statuto nella versione attuale declina tutta una serie di funzioni e di compiti dell'OCF, ma il presupposto è che tutti quei compiti l'OCF possa svolgersi solo quale attuatore dei deliberati congressuali. Noi spostiamo l'attuazione dei deliberati congressuali da premessa a funzione, cioè la proposta dice l'organismo congressuale forense rappresenta il congresso e quale rappresentante del congresso svolge le seguenti funzioni. La prima di queste è certamente l'attuazione dei deliberati congressuali, con una piccola differenza. Noi scriviamo che l'attività di OCF è tesa ad attuare gli obiettivi dei deliberati congressuali. Si pensi alla riforma del processo civile. Se io organismo congressuale, fossi legato alla lettera e alle virgole di una mozione approvata al congresso, non avrei nessuna operatività con l'interlocuzione della politica. Dire che posso seguire, che debbo rispettare gli obiettivi significa fornirmi un ambito di azione e di agibilità politica maggiore. E questo significa, si pensi, altro esempio concreto per capire qual è la portata di questa modifica. L'OCF ha gestito la pandemia senza avere un deliberato congressuale. A rigore, secondo lo statuto attuale, non avrebbe potuto farlo. Noi diciamo l'OCF agisce come rappresentante del congresso. Attenzione, già oggi c'è, è un articolo, è una norma molto importante, già oggi c'è nello statuto e non è oggetto di modifica. L'OCF è l'unico organismo di rappresentanza dell'avvocatura che può essere sfiduciato in corso di mandato. Quindi se agisce male, l'OCF può pagare il suo conto in corso di mandato, ma lo statuto deve riconoscergli quella agibilità politica, quello spazio di azione politica che gli consente di bene agire, di bene rappresentare gli avvocati e di interloquire con tutte le voci che è necessario intercettare per rappresentare politicamente gli avvocati. Questa, a mio avviso, è forse la modifica più importante, che non prevarica le funzioni e le competenze di nessuna altra rappresentanza dell'avvocatura, né istituzionale né associativa. Delinea meglio le funzioni di un organo di rappresentanza politica. Ancora, come altra modifica importante è che si restringe l'elettorato attivo e passivo viene concentrato sui delegati, cioè oggi possono essere eletti in OCF qualunque avvocato iscritto all'albo. Anche qui noi riteniamo che la legittimazione di chi è stato eletto nel proprio foro come delegato sia necessaria per far parte di un organismo di rappresentanza nazionale. Si disciplina anche qui una norma di quelle operative, si disciplina anche qua i mandati brevi, quelli che per un qualunque motivo durano meno di 18 mesi. Anche qui questi mandati non valgono per il limite del doppio mandato. Si riportano, come ho anticipato, definitivamente le elezioni dell'OCF all'interno del congresso, sì che il congresso si chiuda con il suo rappresentante già eletto e pronto ad operare. Un'altra modifica importantissima, proposta di modifica, tornano all'interno dell'organismo le associazioni che a Rimini erano state cacciate dall'organismo di rappresentanza politica. Come fa un organismo di rappresentanza politica, il cui ruolo non può che essere anche quello di costruire sintesi tra le varie posizioni e tra le varie voci dell'avvocatura che operano nell'agone politico, come fa a tenere fuori dalla porta le associazioni? Quindi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative e specialistiche tornano in assemblea OCF senza diritto di voto perché non sono componenti elettivi, ma l'importante è che il contributo si integri nei lavori dell'assemblea, cosa che da allora in poi
non era più stato. C'è poi una regolamentazione più specifica delle elezioni dell'ufficio di coordinamento che erano, come dire, incomplete. E c'è anche un'altra norma che secondo me è importante a garanzia dei presidenti in tema di finanziamento di OCF, dei presidenti che vengono a votare i bilanci. Il quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee che già esistevano ma stavano in una regola interna all'organismo entrano nello statuto, quindi con maggiore garanzia, perché si dice quanto deve essere pesante la presenza e il numero di chi approva perché appunto i bilanci vengano approvati. E queste norme non possono essere cambiate da OCF, ma debbono essere cambiate dal Congresso una volta che entrano nello statuto. Ecco dunque, fin qui, in questo caso Di Marco, le richieste di modifica per quanto che la mozione prevede, per quanto invece riguarda l'organismo congressuale forense. Sì, anche qui valga quanto detto prima, un percorso di rodaggio piuttosto significativo. L'evidenza che alcune delle disposizioni redatte in precedenza fossero scarsamente utili rispetto allo scopo effettivo che si voleva dare all'organismo congressuale forense. È altresì evidente quello che dicevo all'inizio, la to-do list. Se io so chi fa cosa, riesco maggiormente a capire effettivamente di cosa ci sia bisogno all'interno della discussione e del dibattito, perché nel corso di questi anni, dal congresso di Rimini, passando per quello di Catania, per non parlare della sessione ulteriore dello scorso anno, la sensazione è stata quella che non c'era effettivamente un qualcuno che potesse dare attuazione a quello che veniva deciso all'interno dei congressi. Guardate, non è solo un esercizio di stile quello di ridefinire l'assemblea come il massimo momento partecipativo dell'avvocatura, perché nel corso di questi 10 anni, partendo dalla legge professionale, dalla riforma della legge professionale in poi, un certo deficit democratico all'interno del sistema dell'avvocatura si è visto, e non credo sia stato solo la questione, che non voglio assolutamente affrontare qui, del doppio mandato, dei ceffoni che l'avvocatura ha preso dalla magistratura e che io francamente avrei evitato, come ogni buon padre di famiglia avrei detto mi ritiro da solo senza andare oltre. Però ecco, superando questo passaggio, è evidente che questo deficit in un periodo storico come questo può e deve essere rivisto, e non perché la nostra consigliera nazionale, avendo elaborato questo documento, abbia inserito una disposizione che amplia la partecipazione associativa, ma perché la vedo una cosa piuttosto ovvia. L'ho detto tante volte in occasioni pubbliche, anche quando sono stato chiamato da altri colleghi di altre associazioni, e le istituzioni delle volte alcune cose non le possono dire proprio per il loro ruolo istituzionale. L'associazione invece può, perché l'associazione è libera per definizione, cioè ha la possibilità di una discussione decisamente più ampia, più aperta, di maggiore confronto, di maggiore respiro sotto tanti punti di vista. Quindi la componente associativa, è la componente che qualche volta potrebbe fare anche da parafulmine nell'ambito della politica forense in generale, cioè chiamata a dire delle cose che le istituzioni in quanto tali non possono dire o non possono dire in quella forma. Ma a questo aggiungo un altro passaggio: il rapporto con la politica parlamentare, ovvero sia la politica che poi deve raccogliere le istanze dell'avvocatura e tradurle in documenti normativi. Anche qui, avere un soggetto che è deputato politicamente ad attuare le richieste dell'avvocatura permette anche alla politica parlamentare di sapere che ha di fronte un'assemblea molto ampia, cioè nel senso un organismo congressuale forense fatto di tante persone che rappresentano tutto il territorio nazionale e che al loro interno addirittura hanno anche le associazioni forensi, che sono espressione di un ulteriore pensiero. Quindi
è un momento partecipativo importantissimo. Limitarlo significa limitare l'idea e il pensiero dell'avvocatura tutta, non quella dell'Associazione Nazionale Forense, piuttosto che quella di altre associazioni o di altri soggetti componenti dell'organismo congressuale forense. Quindi è importantissimo. E ripeto, è una dimostrazione che mi piace definire non di maturità, perché siamo tutte persone adulte, ma di integrità, cioè di integrità democratica rispetto al tempo che stiamo vivendo. Allora, fin qui le considerazioni di Di Marco riguardo allo statuto congressuale, riguardo alle richieste di modifica, le richieste di modifica riguardo all'OCF. Altre modifiche che la mozione chiede del logo, o queste sono le principali? Queste sono certamente le principali. Io, se vi è qualche altra modifica, ma che davvero è marginale, è semplicemente operativa o terminologica, come ho detto. Se posso utilizzare questo tempo, direi questo. Come c'è qualcuno, certo, che... C'è qualcuno che dice che questa proposta non è abbastanza coraggiosa. Questa proposta è coraggiosa, perché ci vuole anche coraggio ad avere la consapevolezza che si poteva, che si doveva proporre di più, e lo abbiamo proposto, ma ci vuole del coraggio anche ad accettare i compromessi. Questo è un compromesso, è la politica dei piccoli passi. Forse per le altre modifiche che pure inizialmente abbiamo proposto, ma che non hanno trovato neppure in questa fase preliminare accoglimento, i tempi non sono maturi. Ci sarà spazio di elaborazione più avanti, ma credo che gli avvocati debbano avere la consapevolezza che se c'è una cosa che il Congresso può fare e vederne immediatamente il risultato, è darsi le regole. E le regole, quindi le mozioni che riguardano le regole, non sono meno importanti di quelle politiche, perché a cascata condizionano tutto il resto, condizionano come quelle mozioni politiche, se approvate, verranno attuate, da chi verranno attuate e come verranno attuate. Quindi la mozione, la valenza delle mozioni statutarie è questa: il darsi le regole significa chi poi andrà a dire come e cosa nei luoghi della politica, dove speriamo di riuscire a contare e a dire la nostra. Ecco. Certo. Chiusa finale con il segretario Di Marco, coraggio dei piccoli passi, faceva riferimento a De Longo. Sì, è il coraggio dei piccoli passi, perché diciamo che anche un milione di chilometri comincia con un passo, e dobbiamo imparare ad avere la forza di percorrerli tutti. Diciamo che in questo caso ci vuole una grande dose di coraggio, e sapete benissimo che il coraggio non è da tutti, perché tendenzialmente il sentimento della paura, quello della conservazione, è quello che più di ogni altro partecipa alla vita, di ciascuno di noi. Però poi ci vuole comunque qualcuno che provi a guardare avanti, provi a dare uno scossone a questo periodo che, ripeto, è stato un periodo che non, tutto sommato, non ha visto l'avvocatura fuori gioco, però diciamo che l'ha vista un po' ai margini. Basti pensare quello che è accaduto in questi ultimi giorni, dove molti titoli dei giornali recano la parola che la politica ha ignorato l'avvocatura, ma non tanto e non solo sul tema specifico dell'equo compenso piuttosto che altri. Però ecco, ritornare al centro della discussione passa attraverso questo congresso. Pensate solamente, e qui penso di trovare, ecco, il consenso di Melania, storicamente non è mai capitato che il congresso si chiudesse con la possibilità di avere un pacchetto di proposte da presentare fresche fresche nel giro di qualche giorno al nuovo ministro della giustizia. Non è mai accaduto. Abbiamo sempre avuto ministri che venivano già da un'esperienza governativa, con le quali l'avvocatura aveva provato ad interloquire nel bene e nel male, al di là degli endorsement sulla spalla con l'avvocato in Costituzione. Ma voglio dire, abbiamo questa possibilità storica che non possiamo in alcun modo ignorare o buttare nel cestino. Possiamo veramente avere un pacchetto di proposte utili, necessarie,
che ci permetteranno in futuro di sicuramente di migliorare la vita dell'avvocatura, perché poi questa mozione, che questa è la numero 68, ricordiamo che è la mozione numero 68, come prima firmataria Melania De Locu, è una mozione che si inserisce nella parte politica della nostra vita quotidiana, ma ce ne sono tante altre che riguardano la vita quotidiana sul piano pratico. E quindi tutto questo pacchetto, poterlo presentare subito dopo l'8 di ottobre al futuro ministro della giustizia, costituisce secondo me una possibilità insostituibile che non possiamo perdere. Quindi anche lì la tanto sbandierata unitarietà dell'avvocatura passa non tanto e non solo sulla convergenza delle mozioni, perché ci potrebbero essere opinioni diverse sulla redazione di alcune di queste, ma sulla possibilità che si dica l'avvocatura, prescindendo da, è compatta nel volere queste riforme. Lasciatemi dire, l'Associazione Nazionale Forense, delle 12 mozioni presentate, 7 ne sono state ammesse, ha redatto questo documento da presentare e sta presentando quasi quotidianamente alla politica, perché crede che con la politica ci voglia un'interlocuzione seria, affidabile, ma soprattutto compatta. E noi allora ringraziamo Melania De Locu, ricordiamo la sua mozione, la mozione numero 68, come ben ricordava il segretario Di Marco, relativa alla proposta di revisione dello statuto congressuale. Grazie De Locu, grazie Di Marco, buona giornata e buon lavoro. Grazie Melania per il tempo. Grazie a voi, buona giornata.